molto stanco. Ma voglio stare sveglio quando arrivo a New York. Mio padre era un arameo errante, deve recitare il fedele ebreo entrando nella terra promessa. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di A Sua Immagine. Questo passo era tratto dalla prima lettura della liturgia di oggi, passo che ci dà spunto per parlare di immigrazione. Avete visto queste immagini tratte dal film L'America di Gianni Amelio. Questa, dicevo, l'immigrazione, questo è il tema della nostra puntata, questo rilevante fenomeno sociale, come lo ha definito anche il Santo Padre. Fenomeno che per molti è considerato un rischio, per molti un'opportunità, certo un problema e comunque una sfida della società e della Chiesa italiana. Tanti ospiti per parlare di questo argomento, li vedete inquadrati e lo faremo proprio in questa prima domenica di Quaresima, che come ha detto anche il Papa è proprio un'occasione favorevole per risvegliare una fede autentica, per risvegliare anche la condivisione e la solidarietà. E allora, prima di iniziare a riflettere, vediamo subito il primo servizio di oggi. Io sono partito dall'Iraq 2 anni fa. Sono arrivato a Turchia, dopo Turchia in Albania. Siamo rimasti di là un mese e mezzo, dopo siamo arrivati in Italia, vicino a Otranto. Siamo sbarcati di là. Quando siamo sbarcati sono arrivati polizia di italiani, sono preso a noi e sono portati a noi al centro accoglienza di Regina Pages. Ci troviamo a San Foca, provincia di Lecce. È un centro di ormai di permanenza. Vengono accompagnate delle persone di diverse nazionalità per un periodo di un mese. C'è il tempo che dà all'ufficio straniero e alle forze dell'ordine di chiarire la posizione di ciascuno. Provengo dall'Albania. Io sono venuto per un motivo di famiglia. C'è il 24 ottobre 1998 è partito dalle coste dell'Albania, cioè da Valona, con mio fratellino, per raggiungere le coste italiane. E prima di venire, circa 4-5 miglia lontano dalle coste, è successa una collisione. Da quel momento in poi purtroppo non abbiamo più saputo niente. Sono venuto per quel motivo, cioè per ricercare mio fratello, e continuerò a farlo. E nel frattempo sto qua e do una mano per quello che posso fare per questo centro e per tanta gente che passa di qua. Quando sono entrato in questo centro accoglienza di Regina Pages, sono a contatto con Dan Cesare. Ha detto a me: se tu vuoi lavorare con me qua, lavoro con me per sempre. Io adesso sto lavorando con lui, faccio pulizia esterna e interna. Dopo sta facendo adesso interprete con i carabinieri quando si sbarcano i clandestini, quando si vengono a Otranto. Nella sala mensa c'è una scritta sul muro in diverse lingue, in 4-5 lingue, dove c'è scritto che qui presso casa Regina Pace siamo tutti fratelli e siamo tutti uguali. Cioè è la uguaglianza quella che unisce e mantiene questa gente. Cerchiamo per questo breve tempo, questo periodo che loro trascorrono presso il nostro centro, di poter restituire la serenità e alla gente che soffre, che ha avuto un passato terribile. Sono contento perché c'è carità, c'è possibilità per gente aiutare gente qua in Italia. E io non ne credevo prima questo in Italia così, ma quando sono visto nei miei occhi questa cosa sono creduto, sono contento, sono molto felice qua dentro. Siamo tutti fratelli e siamo tutti uguali. Buongiorno al dottor Pittao, benvenuto, ideatore e coordinatore del dossier statistico sull'immigrazione in Italia. Che cosa emergono dai dati che la Caritas ha presentato pochi giorni fa a Roma? Emerge innanzitutto la grande dimensione quantitativa dell'immigrazione. È un fenomeno sociale serio, rilevante, che ha preso più piede rispetto a quanto
si prevedeva nelle ipotesi. Ecco, vediamo proprio delle cifre sul grande schermo, le chiediamo alla nostra regista Gaia Valeria Rosa, 1.700.000 regolari, 200.000 clandestini. Bene, gli immigrati regolari si rilevano dalle statistiche del Ministero dell'Interno. Le stime sono dei numeri che circolano, dietro non c'è una ricerca così seria come ci fu nel 1998, può essere credibile, un po' di più, un po' di meno, insomma è una stima. Bene, allora un buongiorno, un benvenuto anche al dottor Bobba, presidente delle ACLI. Abbiamo visto delle cifre, dei numeri, anche se è brutto insomma definirli così, però che significato hanno nella nostra società e che tipo di conseguenze sul piano sociale portano proprio queste realtà? Sì, la differenza vera rispetto al passato è che siamo diventati un paese di immigrazione, non più un paese di emigrazione, anche se l'emigrazione non è finita. E questo stiamo imparando a essere un paese che accoglie degli immigrati. Ecco, però lei stava dicendo giustamente una realtà che vorrei proprio sottolineare, cioè ricordate che dal 1876 al 1976 ben 20 milioni di italiani emigrarono, quindi questa è una realtà che ci tocca proprio in prima persona, seppur un po' nel passato. Sì, noi delle ACLI la conosciamo bene perché abbiamo seguito i nostri concittadini, i nostri lavoratori in 16 paesi europei ed extraeuropei, quindi sappiamo cosa significa lasciare il proprio paese e trovarsi in una situazione completamente nuova, no? Forse dobbiamo apprendere anche da questa esperienza, forse oggi oltre che l'accoglienza ci vuole l'intelligenza, una solidarietà intelligente, una capacità di mettere in atto delle politiche che siano effettivamente di integrazione. Fazio, Ciampi hanno detto che gli immigrati sono una grande risorsa, bisogna che il paese sappia accoglierli come una risorsa, colpire i delinquenti ma allo stesso tempo creare delle politiche per il lavoro, per la casa soprattutto, che facilitino questa integrazione. Ecco, perché come ha detto anche il Santo Padre in occasione della giornata dell'immigrazione, proprio la mobilità, la migrazione è un diritto che ognuno di noi deve assolutamente avere, ma certo una realtà che va regolamentata, come stava dicendo giustamente lei. Ma ogni immigrato che arriva in Italia trova lavoro e che tipo di lavoro trova? Ma il lavoro che gli immigrati fanno in Italia spesso non è più fatto dagli italiani, sono posti di lavoro che sono abbandonati, ci sono settori dell'economia, soprattutto nel nord, che se non ci fossero gli immigrati le fabbriche chiuderebbero. Pensiamo poi a tutto il campo del lavoro sanitario, infermieristico, ci sono decine e decine di cooperative che lavorano in questo campo, che sono alla disperata ricerca di infermieri e c'è una prassi burocratica scoraggiante. C'è quindi, diciamo, una grande possibilità di lavoro, non c'è più il contrasto fra l'immigrato che lavora, che ruba il lavoro agli italiani. Bene, allora mi sposto da quest'altra parte, buongiorno a Maria Lourdes, giornalista, l'abbiamo conosciuta tutti con il programma in onda su Rai 2, non solo Nero. Allora, lei è appena arrivata in Italia, che lavoro ha fatto? Ma io ho svolto il lavoro che la maggior parte delle donne che provengono dai paesi cosiddetti in via di sviluppo svolgono qua in Italia, appunto quello lavoro domestico presso le famiglie italiane. Poi si è laureata? Sì. Ed ora che cosa fa esattamente? E adesso faccio un lavoro appunto come giornalista, che è un lavoro che mi gratifica moltissimo, una trasmissione che si chiama appunto Permesso di Soggiorno. Che radiofonica? Radiofonica, sì, che va in onda ogni giorno alle 5.50, da lunedì a venerdì, e un'altra che inizia la prossima settimana, ogni mercoledì, che si chiama appunto Contaminazioni alle 23. Bene, spostiamoci con il microfono dietro. Buongiorno Maria José Mendes Evora, capoverdiana, laureata in scienze sociali. Che cosa fa esattamente? Buongiorno a lei. Bene, io sono arrivata in Italia 22 anni fa, chiamata da una famiglia italiana per svolgere il lavoro, come ha detto Maria De Lourdes, il lavoro presso una famiglia.